popolo di Santa Severina, umile e orgoglioso, gioioso e allegro, e onorato e lieto di averne le sue mura Antonio Centelles e la sua consorte, principessa Enrichetta Ruffo. Siete voi Antonio Centelles Ventimiglia, principe di Santa Severina? Io lo sono, qui, nel mio feudo. E nel vostro feudo resterete, messere mio, perché il vostro castello da oggi in poi sarà la vostra prigione. Di Antonio Centelles non si seppe più nulla. Antonio, arcivescovo metropolita, pontificò fino al 1483. Santa Severina ritornava libera. Il re spagnolo si impegnava a non concedere più in feudo la città con i suoi casali, annullando ogni diritto e titolo che potessero ancora vantare sulla città Antonio Centelles, i suoi figli, fratelli ed affini. Le cose però qualche decennio dopo cambiarono, ma questa è un'altra storia che vi racconteremo la prossima volta. Yokozo.